Guarda, 5 minuti per fare il riscaldamento, ti dico piuttosto fai una ripetuta in meno e facciamo almeno 10 minuti di riscaldamento. Come sicuramente sapete, da qualche giorno sono riprese le gare di breve distanza. Abbiamo visto quello che è successo nel weekend al Lago di Resia, siamo davvero contenti che almeno a cronometro si possa finalmente ritornare a gareggiare in strada. Oggi quindi incontrerò Andrea, abbiamo già parlato di come effettuare il riscaldamento pre-workout e Andrea ci racconterà con la sua semplicità e chiarezza come farlo, dove farlo e in quali condizioni svolgere al meglio il riscaldamento prima di una gara. Comunque è tutto molto relativo, ad Andrea sembrerà davvero che le gare non ci siano ancora, anche perché gareggiava e vinceva tutte le settimane a tutte le gare e sarari presenti in questo periodo. Ad ogni modo l'ho invitato nel mio giardino di casa, vediamo cosa ci dice e poi torniamo qui per una considerazione finale. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Sì, dai. Siccome nelle prossime settimane ci saranno molte gare e allenamenti intensi, che vorremmo svolgere, una delle domande che ci sono state poste sul canale è come effettuare il riscaldamento. Tu cosa ne dici a livello generale? Ma diciamo che il riscaldamento va bene sia per le gare che per gli allenamenti. Le molte gare ne vedo qualcuna per me, qualcuna la stanno organizzando in pista, speriamo qualcosa anche su strada, anche piccolo, tipo il giro del Lago di Resia, speriamo. Riscaldamento come va svolto? Io personalmente faccio 15-20 minuti di corsa lenta, davvero lenta, magari poi vediamo anche come si finisce la corsa lenta, e poi faccio della mobilità articolare, faccio mobilità articolare o stretching dinamico. Come svolgo la corsa lenta di riscaldamento? Dipende, se è una gara abbastanza lunga come una mezza, una maratona, la tengo normalissima, proprio blanda, proprio come attivazione, mentre ci sono gare più corte, dai 10.000 in giù, 5.000, 3.000, 1.500, il riscaldamento lo tengo un po' in progressione, quindi parto davvero blando e poi cerco di andare un po' in progressione a finire quasi bello impegnato gli ultimi 2-3 minuti di riscaldamento. Questo per far già salire un po' il cuore di battiti e per capire che stiamo andando a fare una gara o un allenamento abbastanza tirato. Quindi gara in pista 20 minuti. Sì, anche lì da valutare un po' anche il caldo in questo periodo, che magari si becca una giornata soleggiata e calda, magari invece di fare 20 minuti posso fare anche solamente 15 minuti. L'importante è che dopo anche a sensazioni uno si sente già pronto. Finita la corsa lenta, facciamo seguire degli allunghi, 5-6 allunghi, anche qua non facciamo i precisissimi, 100 metri, 80 metri, 120 metri, l'importante è che anche qua l'allungo non sia fatto però più forte del ritmo gara, questo per evitare di partire troppo forte, quindi se devo fare una 10 km a 4 al chilometro, fare degli allunghi a massimo 3,55-3,50 circa, non stiamo a guardare il GPS, dobbiamo incominciare a basarci sulle sensazioni. È ovvio che se faccio gli allunghi come se fossero degli sprint, quindi a 3,30, puntualmente poi si parte per la gara troppo forti con i problemi del caso dopo andando avanti. Dicevo, corsa 15-20 minuti allunghi, poi mi faccio mobilità e stretching articolare e poi magari mi rifaccio degli altri allunghi. Questo bisogna un po' capire anche le gare, se sono delle gare in pista, per chi le ha fatte sa di cosa sto parlando, si sa che iniziano alle 3 ma dopo non si sa quando parte la batteria, quindi più o meno mi devo sempre far trovare pronto. E invece per le gare su strada diciamo che i tempi sono quelli, se devo partire alle 9 sicuramente si partirà alle 9, 9.05. Quindi ho un tempo prefissato, io di solito parto con il riscaldamento 40 minuti prima, 15-20 minuti per la corsa lenta, gli allunghi, la mobilità articolare, il cambio di scarpe, gli ultimi due allunghi e poi si è pronti per partire. Quindi suggerisci comunque di cambiare sempre le scarpe tra il riscaldamento. Guarda, per me è fondamentale avere una scarpa da riscaldamento, cioè da riscaldamento che poi è quella che uso per i lenti, e una scarpa per fare le gare. Primo perché hai proprio la sensazione di passare tra una scarpa pesante e una scarpa da gara e secondo perché comunque faccio riscaldamento con una scarpa morbida che non
che non mi affatica già. Secondo me sì, è fondamentale avere una scarpa per il riscaldamento, una scarpa per la gara. Fai la stessa cosa anche in allenamento? Stessa cosa vale anche per l'allenamento, a meno che devo fare un medio, e allora a quel punto uso le Boston per dire quelle le uso sia per fare il riscaldamento che per fare il medio. E invece a livello di gara affollata, come riesci a sostituire le scarpe? Ecco, quello lì è un grosso problema. Io ho la fortuna magari di partire davanti. Chi non ce l'ha questa fortuna, magari facciamo i 20 minuti di riscaldamento, dopo lì possiamo cambiare le scarpe e negli ultimi 20 minuti fare gli allunghi e poi ingrigliarci. Se abbiamo questa possibilità, è ovvio che sto pensando alla maratona di New York, è davvero abbastanza ostico fare questa cosa, quindi vabbè, Impossibile, direi impossibile. opterei per le scarpe da gara subito via. A me è successo di buttarle, fare il riscaldamento e poi buttarle, quindi mi è successo comunque. Ecco, lì forse butterei i vestiti o un paio di scarpe, non ce la potrei fare di buttarle, anche se Vabbè, fossero a fine vita. vabbè. E invece ci hanno chiesto come svolgere gli allunghi in maniera precisa. Ci puoi raccontare un po' la tua Per tecnica? me di preciso non c'è niente. No, gli allunghi sono quella parte di allenamento, possiamo chiamare, dove si va in progressione. Quindi parto con poca ampiezza, mantenendo una buona cadenza e cercando di aumentare sempre di più l'ampiezza e quindi a questo punto la velocità, e cercando di avere una buona falcata, sempre cercando di correre sull'avampiro. Questa cosa vi dovrebbe portare alla fine dell'allungo a non essere troppo stanchi, quindi se no stiamo ritornando al punto di prima che stiamo facendo degli sprint e non va bene. Vi deve portare ad avere una buona mobilità anche in quel momento della gamba, diciamo in generale dell'arto. E invece che recupero fai tra un allungo e l'altro? Di solito una chiacchierata con l'amico, siamo sui 30-40 secondi, anche lì. Se ci siamo presi abbastanza tempo per fare il riscaldamento, che sarebbe la cosa migliore, posso prendermi un pochino di tempo, 30-40 secondi van benissimo, anche un minuto per dire. Diverso è se ho fatto tutto di fretta e devo farmi gli allunghi, piuttosto ne faccio due in meno che farne 6 con 10 secondi di recupero, se no praticamente diventa una ripetuta sui 1000 metri così. Quindi io di solito faccio l'allungo, cammino un attimino e poi riparto per l'altro. E invece a livello di tecnica di corsa c'è qualche accorgimento particolare che suggerisci? Beh, questo è il momento migliore secondo me per fare un po' di briefing sulla corsa, ricordarsi di correre sull'avampiede, quindi di spingere bene col piede e soprattutto di usare le braccia, quindi movimento delle braccia che sia quello più economico. Invece per qualcuno che abbia soltanto 5 minuti, stiamo parlando ovviamente di allenamento e non di gara, e magari ha soltanto un'ora per svolgere il suo allenamento, il riscaldamento come lo imposteresti? Guarda, 5 minuti per fare il riscaldamento, ti dico piuttosto fai una ripetuta in meno e facciamo almeno 10 minuti di riscaldamento, oppure non lo so. Cioè, inventatevi qualcosa anche tipo, no, beh, lavoro la vedo dura a riscaldarsi in qualche maniera, però per dire se ho la possibilità di andare in bicicletta al campo di atletica o dove devo andare, già potrebbe essere un buon riscaldamento che mi toglie quei 5-10 minuti di corsa. Comunque se ho solamente 5 minuti proprio no, di riscaldamento evitati, se ho 10 minuti di riscaldamento, non facciamo il cambio scarpe, quindi guadagniamo lì dei secondi, facciamo 5, 7, 8 minuti di corsa lenta e facciamo un mini fartlek da 10 secondi forte e 30 secondi piano, che sarebbero i nostri allunghi, e poi siamo pronti subito per partire. In questo periodo estivo diciamo che comunque è fondamentale fare il riscaldamento, in inverno però è davvero difficile anche far entrare in temperatura il corpo, quindi io dopo 15 minuti magari mi sento ancora freddo, quindi anche lì magari in inverno tenetevi su dei pantaloni lunghi e poi cambiatevi scarpe e pantaloni, per Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla dire. prossima. Ciao, E alla prossima. per oggi è tutto, io sono Massi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate e comunque stay strong.